Benvenuti a Taste. Oggi parliamo di un must della cucina giapponese, la salsa di soia, chiamata qui shoyu. Thierry Voisin è il nostro chef francese stellato Michelin in Giappone. La salsa di soia è un po' come il vino in Francia, giusto? Ce ne sono centinaia di tipi. È un po' come il vino, centinaia, persino migliaia, tra 1000 e 1500 produttori in Giappone. Scopriremo di più con un vero esperto di soia. Un sommelier shoyu, il signor Takahashi. Siamo andati nel suo negozio vicino a Tokyo. Takahashi ha un'infinità di salse di soia, un condimento onnipresente dal tipico sapore giapponese, sapido ma anche gradevole. Questo che è il colore più chiaro è Shiro Shoyu. Questo ha sfumature che diventano poi più scure perché è invecchiato più a lungo. Questo invece ha aromi più potenti, è il tamari. Senti l'odore degli aromi. Maturazione, ma anche quantità di soia, sale e grano definiscono il sapore e il colore. Sono le sfumature che fanno la differenza. Thierry, tu cosa preferisci? Io ho una piccola preferenza per il Komisaishi. Ottimo impatto, buona acidità, poi c'è rotondità, pienezza. È un prodotto molto buono. Il suo produttore viene dalla regione di Nagano. Posso darvi il suo contatto in modo che vi possa mostrare come fa la sua soia. Appuntamento fissato a Nagano. Troviamo il figlio e il padre. In questa famiglia si produce soia da oltre 133 anni, una conoscenza che si tramanda di generazione in generazione, mentre i microorganismi si riproducono nelle botti di fermentazione. Mio padre diceva spesso: devi fare la cosa giusta e aspettare. Un anno per il gusto, 2 anni per l'aroma, 3 anni per il colore. Dopodiché otterrai una soia molto buona, molto densa. Gli ingredienti sono semplici: grano e soia di Nagano e sale di Okinawa. Il grano viene tostato. I semi di soia vengono poi cotti al vapore. Entrambi vengono bagnati nell'acqua di sorgente e invecchiati a lungo. 3 anni dopo la salsa viene filtrata manualmente, un know-how raro e rispettato. Prima pensavo che l'esportazione fosse solo per le grandi aziende, ma i tempi sono cambiati. La soia tradizionale, preparata con metodi ancestrali, è molto popolare. Ecco perché riusciamo a venderla all'estero.